Il personaggio di Willy Wonka è già inquietante di suo, ma parlando di teorie creepy dei fan si arriva a un livello massimo di inquietudine. In questo video vi spiegherò il vero piano malato di Willy Wonka. La teoria parla principalmente del film del 1971, ma essendo i due film, questo e quello del 2005, quasi simili, la teoria potrebbe valere anche per il film più recente. Sì, è vero che nelle due storie c'è un finale diverso, ma le cose che succedono sono veramente simili. Iniziamo! Ragazzi, vi dico che questo video potrebbe essere abbastanza disturbante. E soprattutto se vi disgustate facilmente, vi prego di uscire dal video, o perlomeno non lamentatevi poi nei commenti. Questa teoria spiega che in realtà Willy Wonka uccide i bambini che entrano nella sua fabbrica. Il vero scopo di Willy è quello di trarre in trappola i bambini che vincono il tour alla fabbrica solo per il suo piano economico. Infatti usa i cadaveri dei bambini che uccide per gli impasti o comunque le miscele dei suoi dolcetti. Quindi questa teoria spiega che per metà i dolcetti di Willy Wonka sono fatti di carne umana. Willy non butta proprio niente dei bambini, neanche gli indumenti. Infatti in una scena di questo film, per dare un po' di sapore in più ai dolcetti, Willy infila delle scarpe e dei pantaloni in una pentola gigante. Chissà di chi erano quegli indumenti. Sicuramente non suoi, perché comunque le scarpe erano quelle da calcetto. Infatti se ricordate, dai 5 bambini che entrano nella fabbrica ne esce solo uno, che poi però diventa proprietario. Agli altri 4 bambini succedono veramente cose brutte. E al contrario dal film del 2005 di Tim Burton, in questo film del 71 i bambini non si vedono uscire dalla fabbrica e non c'è traccia neanche dei loro genitori. Inoltre, ogni volta che un bambino cadeva in una trappola della fabbrica, prendiamo per esempio Augustus che finisce risucchiato in un tubo del cioccolato e che probabilmente, come dice anche Willy, sarà già finito nel bollitore. Ecco, in questa scena, come nelle altre di queste appunto presunte morti, Willy non fa niente, anzi, al contrario, ha un sorrisetto sulla faccia. Inoltre, gli Oompa Loompa sono anche felici di queste morti. Ogni volta che succede qualcosa di brutto nel film, loro iniziano a cantare. E non credo sia un canto di tristezza. Poi sinceramente questa versione degli Oompa Loompa mi ha fatto sempre un po' rabbrividire. Come ho detto prima, nel film di Tim Burton, alla fine si vedono i bambini con i genitori uscire, sì un po' modificati come per esempio allungati o comunque elastici, ma comunque li vediamo vivi. Mentre nel primo film di questi bambini e dei loro genitori non ce n'è traccia. Per sfatare la teoria sarebbe bastato anche far vedere solamente un bambino, o perlomeno farli vedere per qualche secondo. Invece no, non si vede proprio niente e nessuno. Quindi secondo me questa teoria potrebbe anche azzeccarci. Inoltre, quando Willy Wonka vede che un suo dipendente sta per scoprire la formula segreta di un dolce, lo licenzia immediatamente. Forse proprio per non far capire al mondo che dentro i suoi dolcetti ci sono cadaveri di bambini. Quindi tutte le persone che mangiano un dolcetto Wonka stanno commettendo cannibalismo. E quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria veramente inquietante e stramba. Secondo me potrebbe anche starci, ma essendo appunto una teoria dei fan, non è nulla di confermato. E quindi non prendete tutto quel che ho detto sul serio, perché appunto come dico sempre, è una teoria. Ma quindi ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù nella descrizione, assieme ad altri video che vi potrebbero interessare, e niente, io sono il pensiero di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale, Andri passa e chiude. Ciao!